Quando penso al rapporto tra l'elettore tipo di sinistra e la sinistra, mi viene sempre in mente una scena di Boris, Gli occhi del cuore, quella in cui Guzzanti con un bastone tra le mani sevizia il povero Alessandro, lo stagista, e gli dice: quello tra noi due che sta facendo di tutto perché io non ti meni, sono sempre io. E l'elettore di sinistra in campagna elettorale dice più o meno la stessa cosa alla sinistra: quello tra noi due che sta facendo di tutto perché io ti voti, sono sempre io. Perché se dovessi aspettare qualcosa di credibile, di positivo nella tua proposta politica, probabilmente non ti voterei. Noi non vogliamo costruire un partito per quella elettrice o per quell'elettore. Noi vogliamo costruire un partito con quell'elettrice e con quell'elettore, cioè con quegli elettori che sono stanchi di votare vuoti cartelli elettorali che muoiono il giorno prima delle elezioni, non il giorno dopo. Noi vogliamo contribuire a colmare quel vuoto lasciato dalla politica che oggi è riempito quasi esclusivamente dal lavoro di centinaia di soggetti sociali che attraverso il mutualismo cercano di dare una mano verso le persone che soffrono e che hanno bisogno. Abbiamo elaborato un programma, non posso dirvelo nel dettaglio, ma alcune cose vorrei evidenziarle, a partire dalle questioni legate al lavoro. I diritti del lavoro vanno ridefiniti in una società che non è più quella del Novecento, come abbiamo scritto nella nostra campagna Lavoro Se. Noi vogliamo il diritto alla disconnessione, cioè al fatto di non essere raggiungibili sempre attraverso i nostri device oltre l'orario di lavoro. Vogliamo la riduzione dell'orario di lavoro per avere più tempo per la nostra vita e per le nostre esigenze. Vogliamo l'aumento dei salari, che è una cosa che si può ottenere domani mattina detassando gli aumenti decisi dalla contrattazione collettiva. Abbiamo in mente quello che abbiamo definito job guarantee e che anche Bernie Sanders in America ha lanciato, ossia che lo Stato garantisca a chi lo richiede un lavoro nel luogo in cui abita, anche come strumento contro lo spopolamento dei piccoli centri urbani in favore della città. E vogliamo una reddito universale di base, che non è quello di cittadinanza deciso dal Movimento 5 Stelle, per un semplice motivo: noi siamo cittadine e cittadini e in quanto tali abbiamo diritto a una vita libera e dignitosa anche quando siamo fuori dal mercato del lavoro, perché siamo disoccupati o perché abbiamo deciso di curare un nostro familiare, di svolgere un lavoro genitoriale. Noi dobbiamo ci hanno detto: guardate, fate attenzione, tra qualche anno le macchine vi ruberanno il lavoro. Non è vero, sta accadendo esattamente il contrario. Siamo noi che rubiamo il lavoro alle macchine, per un semplice motivo: per un'azienda è più conveniente assumere 3 persone che fare un investimento in macchinari, perché se quelle 3 persone io le sottopago e le sfrutto, mi conviene più averne 3 che fare un investimento in tecnologia. Ecco, noi dobbiamo salutare il Novecento e finalmente entrare nel nuovo secolo. Dobbiamo anche allargare i diritti sociali, il diritto di curarsi gratuitamente e vicino casa. Chiediamo l'istituzione di un reddito di istruzione che accompagni le famiglie, le studentesse e gli studenti dal nido all'università. Così anche i diritti civili, perché vogliamo cambiare una società che non ha ancora fatto i conti col suo passato coloniale e con il suo presente ancora misogino, patriarcale e xenofobo. Il diritto alla casa va garantito, avere un tetto sopra la testa, un posto dove tenere le proprie cose, un luogo dove costruire relazioni e affetti è un bisogno fondamentale di ogni persona. La lotta alle mafie deve ritornare ad essere una priorità assoluta del Paese, anche attraverso il superamento della cultura del proibizionismo in tema di droghe leggere. Il diritto di vivere in un mondo senza conflitti. Noi siamo allineati alla pace, non alla NATO. E insieme all'internazionale progressista, MERA25 è parte del movimento dei non allineati, che ha l'obiettivo di trasformare l'Europa da appendice della NATO ad un'unione indipendente che lavori per la pace nel mondo. Dobbiamo garantire giustizia sociale
e giustizia ambientale. Siamo stati i primi in Europa, come ricordava Federico, a parlare di Green New Deal, perché oggi serve lottare per coniugare le esigenze dell'uomo con quelle della terra, abbandonando un modello di sviluppo capitalista e finanziario che ha causato povertà, crisi e devastazione ambientale. Noi non siamo per lo sviluppo verde, noi siamo per un progresso verde. Non permettiamo che anche questo settore sia lasciato in mano alla speculazione finanziaria di pochi, ma facciamo in modo che ogni casa, ogni appartamento, ogni azienda, ogni ufficio pubblico sia autonomo, perché non vogliamo passare dal gigantismo fordista delle grandi centrali elettriche o a carbone al gigantismo delle rinnovabili e magari tra qualche anno ci troveremo a detestarci per quello che abbiamo fatto, perché magari abbiamo sottratto spazio all'agricoltura, abbiamo deturpato il paesaggio, abbiamo comunque invaso ecosistemi fragili. Qualcuno leggendo il nostro programma potrebbe dire: beh, però siete fin troppo estremisti. 40 miliardari italiani, 40, non 400, 40, non 4.000, non 400.000, 40, non 4 milioni di italiani. I 40 super ricchi in Italia detengono il reddito di 18 milioni di italiani. Questo è estremismo. Questa società è estremista, non le nostre proposte. Noi abbiamo proposte radicali per cambiare questo modello economico in cui i mega profitti e le retribuzioni sono oramai così distanti, il solco tra loro è diventato una voragine, come così la differenza tra i ricchi, spesso evasori ed elusori tributari, e i poveri è diventata indecente. Qualcuno leggendo il nostro programma potrebbe dire: no, belle le idee, il reddito di cittadinanza, il reddito di istruzione, tante cose molto interessanti. Ma da dove prendiamo tutti questi soldi che abbiamo bisogno per il nostro programma? Ecco, io vorrei che facessimo un esercizio collettivo, che chiudessimo gli occhi, tirassimo un bel respiro e ci scrollassimo di dosso questo cavolo di senso di colpa che abbiamo noi di sinistra ogni volta che proponiamo l'aumento dei diritti. Vi dico un segreto, però non lo dite a nessuno, se lo dite non dite che ve l'ho detto io. I soldi ci sono e ce ne sono tanti. Certo, se li cercate tra quelle famiglie che galleggiano e che magari si arriva a una spesa medica improvvisa, entrano nel collasso, lì i soldi è difficile che li trovate. Se li cercate tra quegli 11 milioni di famiglie che sono in una condizione di povertà, è difficile che lì troverete i soldi. Se li cercate tra quei 40 super ricchi italiani, lì probabilmente i soldi li cercate. Se li cercate tra gli elusori e gli evasori fiscali, circa 100 miliardi li trovate. Se li cercate tra la corruzione, lì probabilmente 160 miliardi li trovate. Se li cercate tra i corrotti e i corruttori, lì i soldi li trovate. Se li cercate tra chi utilizza i paradisi fiscali, lì di soldi ne troverete abbastanza per attuare queste nostre proposte. Il mondo non ha mai prodotto tanta ricchezza come in questi ultimi decenni, ma è concentrata nelle mani di un pugno di uomini. Noi vogliamo spezzare questo che abbiamo definito socialismo al contrario. Aiuti di Stato, salvataggi, elusione, evasione, paradisi fiscali per pochissimi e l'austerità per tutti noi. Queste sono alcune delle proposte che MERA25 vuole attuare per costruire una società che, anziché mettere al centro il mercato, il profitto di una elite, il consumo folle e sfrenato delle risorse del pianeta, risponda alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, salvaguardi e rispetti l'ambiente, renda la vita di ognuno di noi vissuta in felicità. Evviva MERA25, evviva l'Internazionale Progressista, evviva DiEM25, abbiate cura di voi e degli altri. Adelante!